e WordPress le ce l'ha tutte naturalmente o con piccole modifiche grazie a dei plugin. Il primo plugin che è stato fondamentale è Register Plus, che è un plugin che consente di migliorare e gestire alcuni campi degli utenti sia durante il processo di registrazione che durante la modifica dei propri profili. Io avevo bisogno, dovendo localizzare un utente in un punto ben preciso per farlo apparire sulla mappa generale dell'Italia, avevo bisogno di un campo località che venisse richiesto durante la registrazione e che fosse obbligatorio, e quindi non mi bastava la registrazione base di WordPress. Per questo motivo con Register Plus ho potuto aggiungere dei campi personalizzati, rendere obbligatorio quello relativo alla località, e così quando un utente si registra su WordPress e inserisce i campi obbligatori, io ho già le informazioni che mi servono a disposizione. Questo è un plugin che consente anche di gestire altre informazioni, di poter personalizzare il form di registrazione con un logo, quindi mi è stato molto utile. Questo è il form di registrazione dove, che praticamente è quello base di WordPress, dove appare il nome utente e l'link di mail. Poi l'ho potuto personalizzare proprio con Register Plus, con un logo, con la località, e poi ho aggiunto la possibilità di inserire manualmente la password, perché secondo me è più comodo poter scegliere fin da subito la propria password e, invece di averne una assegnata che poi dovrà essere cambiata per potersela ricordare, ad esempio. Diciamo che è un miglioramento in termini di usabilità. Sempre a proposito dei profili degli utenti, User Photo è un altro plugin molto semplice che consente di scegliere un avatar associato al proprio profilo. WordPress supporta già nativamente una cosa simile, perché se un utente è registrato, non so in quanti conoscono il sito gravatar.com, WordPress prende già l'avatar presente su questo sito, che viene utilizzato anche su altri siti, e lo mostra. User Photo è un plugin che tra le sue impostazioni consente di utilizzare il gravatar se presente, oppure sostituirlo con un'immagine caricata dall'utente sul sito in questione. Ed è quello che ho fatto io. Quindi se un utente non ha già un avatar su gravatar.com oppure vuole modificarlo, con questo plugin può farlo. Una possibilità fondamentale di cui avevo bisogno era quella di poter far comunicare tra loro gli utenti registrati, altrimenti la community avrebbe avuto poco senso, perché trovo un giocatore di ruolo che abita vicino a me, vedo il suo profilo, però poi non posso contattarlo. Potrebbe aver aggiunto nella sua descrizione la sua mail o qualche account, però non è detto che lo faccia. Con questo plugin viene realizzato un vero e proprio sistema di messaggistica interna alla piattaforma. Diciamo che ho dovuto fare alcune modifiche al codice di base di questo plugin, perché, proprio per quello che dicevo prima, perché non è così seguito dal suo sviluppatore. Quindi è uno di quei casi in cui una persona senza grandi capacità di programmazione, cioè in realtà anche io non sono un programmatore, però una persona che non ha base di PHP avrebbe forse avuto qualche problema. Comunque, già installandolo così com'è, è un plugin che consente... Ah, dicono che la rete è tornata, quindi se volete provare a collegare.
appunto questo plugin consente di contattare un utente che riceverà o sulla sua mail o sulla sua pagina personale un avviso di avere nuovi messaggi e potrà consultarlo dall'amministrazione di WordPress con un semplice link che può essere aggiunto ad esempio al tema. Questa è una funzionalità collegata a quello che dicevo prima, cioè la possibilità di presentare per un utente registrato la pagina personale anche se questo utente non ha pubblicato dei post. È una cosa che WordPress non fa attivamente, perché appunto dicevo mostra solo le pagine personali degli autori. Con questo plugin, che si chiama proprio Show Out sui blog post, è possibile per ogni utente avere una pagina personale. Io infatti sulla cartina che è presente sul sito ho collegato ogni segnalino con un link alla pagina personale, quindi chiunque dalla mappa può arrivare a vedere la pagina di un utente che ha questa struttura, dove è presente l'avatar, è presente una cartina con il segnalino e la posizione di quell'utente, c'è un elenco sia testuale che sulla mappa, anche testuale per questioni legate all'accessibilità, che consente di vedere quali sono i giocatori vicino, i giocatori di ruolo vicino a quell'utente, e se l'utente ha pubblicato degli annunci, sotto appaiono in forma di elenco. Una cosa che voglio dire relativa alla mappa, che praticamente è il centro del sito, è che l'ho realizzata esternamente a WordPress. Questo perché WordPress, nelle caratteristiche che dicevo prima che mi servivano, non consente nativamente la gestione di una cosa del genere. Avrei potuto utilizzare forse dei plugin per mostrare una mappa degli utenti registrati, forse con qualche modifica, però mi sarei legato troppo a cose sviluppate da altri che forse poco personalizzabili. Per questo motivo, e per eventuali sviluppi futuri, ho deciso di realizzarla fuori dalla piattaforma, sempre in PHP. L'unica cosa che faccio è prendere dai dati del database degli utenti tutte le località, registrarle a parte per poterle poi recuperare e mostrarle tramite Google Maps su una pagina dove appare la mappa completa dell'Italia. E appunto l'ho fatto fuori dal contesto di WordPress perché avevo bisogno di essere libero da aggiornamenti della piattaforma, aggiornamenti di eventuali plugin e non mi volevo legare a cose sviluppate da altri.